Buongiorno a tutti, oggi seconda parte del Consiglio regionale. Ieri abbiamo assistito a una cosa assolutamente insopportabile, non ne possiamo veramente più di questa truffa semantica continua che il Partito Democratico fa. Si chiamano democratici, ma in realtà è una vera e propria dittatura della maggioranza. Volevamo inserire all'ordine del giorno in maniera urgente un problema enorme come quello della riapertura dell'inceneritore di Scarlino, ce lo hanno bocciato dicendo che noi lavoriamo troppo, presentiamo troppe mozioni per suscitare emozioni, ha detto Marras. È una cosa davvero insopportabile, siamo molto arrabbiati e sicuramente agiremo di conseguenza. Poi per i rifiuti zero si è deciso di mandarlo chiaramente in commissione e ci sarà uno studio, un altro studio, perché ci vuole una conferma da oltreoceano per capire che i rifiuti zero è la soluzione sia economica e sia ecologica per la salute dei cittadini. Siamo arrabbiati perché il progetto di Livorno, ci sono tanti soldi che arrivano dall'Europa, però è un anno che Livorno riceve la metà dei finanziamenti che la regione eroga ai comuni, quindi siamo molto arrabbiati. Arrabbiati sì, ma non battuti, come dei grandi e forti giocatori di rugby, dopo un buon placcaggio, un duro placcaggio ci alziamo e ricontinuiamo a combattere. Tanto è vero che abbiamo anche dei successi, li stiamo raggiungendo. Il dibattito pubblico che è stato accettato dalla maggioranza verrà chiaramente applicato e finalmente anche i cittadini di Livorno avranno la loro, e tutta la Toscana naturalmente, avranno la loro parola in questa grande e dura battaglia che stiamo affrontando. Loro non molleranno mai, ma nemmeno noi.